Grazie a Giancarlo Ranieri che sta riprendendo tutto. Grazie, perché questo concerto verrà poi trasmesso su YouTube, quindi se stasera siamo in 100, domani saremo 100.000. No? Allora, dottor Vagri, io uso sempre uno strumento maledetto, odiato da tutti, che si chiama metronomo. Tic-tac, tic-tac, venga dottor Vagri. Odiato da tutti, perché quando poi sono tutti gli allievi per metronomo, ma per forza lo devo mettere, perché dico questo? Perché il metronomo è un po' la nostra linfa dei musicisti, no? Il tempo. E noi dobbiamo andare appresso a questo tempo, più che altro per velocizzare o per rallentare i brani. Allora, chiedo scusa, ma io non sono Giano, dovrei avere due facce. Sto scherzando perché il dottor Vagri è uno dei più grandi cardiologi. Non bisogna essere io. È una persona modesta come tutti i grandi, perché chi paventa, oggi poi vediamo delle cose uscire su Facebook, gente che vanta delle cose che poi non sono vere. Il professor Vagri, io lo ringrazio personalmente perché aiutato mia madre negli ultimi giorni, e poi chissà quanti ragazzi e quanti giovani aiuti con la tua professionalità. Hai lavorato più di 30 anni, mi hai detto qui 40. Quanti lettogrammi per l'hai fatto, dottore? Cioè, YouTube, quindi migliaia? Chiedo scusa alle spalle, perché tutti di qua che fanno uno stadio. Sì, infatti, immagino suonare, quindi e quanti eco cuore? Tanti, però tanti, ormai lontano. Sì. Penso che sia rilevante, importante molto, molto utili, perché poi tra l'altro questa è una manifestazione musicale in cui abbiamo, vabbè, la faccenda del comune, ma abbiamo il bene placido del Quirinale, quindi è una manifestazione in cui tutto quello che succede qui verrà riproposto lì. E io questa sera consegno una targa d'onore alla carriera contenuta al professor Angelo Ugo Vagri, cardiologo, con stima e gratitudine da parte di tutti noi che abbiamo e apprezzeremo il tuo operato, che è infinitamente importante, quindi io stesso ho fatto le cuore con lei, però mi ha detto che stavo bene, nonostante che mi agito, però la musica ci aiuta. Io dico sempre, ci sono anche altri dottori, sembra quella data dentro l'ospedale, cioè ci sono molti primari medici, sto riconoscendo il dottor Renubile che è primario di oculistica anche, lo stesso dottor Iezzi che ogni tanto mette a posto le ossa, ma come vedi. È la medicina del corpo, è la musica, è la medicina dell'anima, quindi la musica ha questo potere evocativo di far rivivere ogni volta tutte le sensazioni di noi esseri umani, che abbiamo una vita provvisoria, no? Quindi un inizio e una fine, la musica non finisce mai, rimane. E io con mia mamma parlavo sempre di questo, a differenza dei miei fratelli che erano molto amati, naturalmente la sua figlio maschio, pure sei figlio maschio, basta, le mamme, figlio maschio, facevo sempre questi discorsi, a volte non mi capiva perché lei è una casalinga semplice, una mamma di famiglia semplice, però poi piano piano con il tempo ha capito anche alcuni miei approfondimenti, essendo l'ultima figlia, attraverso la cultura e la musica, e quindi seguiva sempre i miei concerti, così come gli ultimi giorni, io ti do del tu, ti nominava sempre. Se non ci fosse stato il dottor Vagri non sarei qui, quindi anche un minuto in più che hai fatto vivere nostra madre per me e per noi è tanto, chissà quante altre vite farà vivere ancora il dottor Vagri. Prego, grazie.
Io la ringrazio, ma è stata sicuramente esagerata un po' la sua presentazione. Quindi grazie. No. E tra l'altro che la mia presenza fosse un po', come siamo in piano musicale, un po' stonato. Perché... No, assolutamente. Però ecco, poi non sapevo che il concerto fosse dedicato appunto alla mamma, quindi questo mi ha un po' riavvicinato, un po' fatto ricordare un po' Gregorio. E devo dire che anche che poi quello che rimane nel rapporto con il malato, sicuramente quello che poi rimane dopo è sempre molto gratificante per voi. Devo dire che la mamma era pur nella consapevolezza appunto della fine che si avvicinava, era molto serena, era molto accettava che le cose dovessero andare in quel modo, d'altra parte soddisfatta anche della situazione familiare. Ed è venuto il grande Nicola Trifoggi e Giuseppe Bellelli, quindi ogni anno abbiamo dato anche delle onorificenze, dei premi, diciamo, alle persone più importanti che valgono e che è importante che vengono ricordate qui nella nostra terra. Per cortesia un minuto di pausa, il tempo che mi attacca.